Coach Binella, arrivata la quinta sconfitta, forse ancora più dura di altre volte da digerire. Abbiamo fatto i soliti due primi quarti molto buoni, abbiamo fatto meno bene nel terzo, abbiamo aiutato la squadra cambiando difesa più spesso per tenerli più attenti alle cose difensive rispetto a quelle offensive, cercando di annullare un po' i blackout che nel terzo quarto ormai ci prendono cronicamente. Poi abbiamo fatto una partita in parità, meglio di altre volte, senza sbracare, rimanendo punto a punto. Come sempre abbiamo tirato in modo pessimo i tiri liberi, è qualche cosa che riguarda il nostro lavoro, lo facciamo con continuità e in allenamento abbiamo riscontri diversi, però oggi ovviamente sono risultati nuovamente determinanti. Credo che oggi si siano tirati peggio di altre volte e credo che potesse essere difficile. Abbiamo resistito con Sabia, che tatticamente siamo andati a cercare vicino al ferro per prendere falli alla fine, che ha segnato invece liberi con continuità in un momento importante. Poi francamente in fondo, al di là del fatto che questo è un gioco che può essere deciso dagli episodi, ogni volta ci troviamo a commentare situazioni in cui francamente le decisioni ci sono sempre contrarie. Ho dei pensieri diversi in questo momento, dei pensieri vari, però che ogni volta gli episodi ci siano contro mi fa un po' pensare, questo francamente sì, stasera in modo particolare perché c'erano stati dei fischi in cui l'arbitro più esperto aveva coperto il collega e non lo ha fatto alla fine, esattamente nella stessa posizione, nello stesso concetto, nonostante mi fossi raccomandato di tenere parità nelle chiamate visto il fallo fischiato a Bacci nella situazione decisiva, dove c'erano peraltro anche altre infrazioni e altre violazioni. Mi dispiace moltissimo perché i ragazzi provano a fare molto, provano a migliorare i loro deficit, provano a stare in questa categoria cercando di andare oltre i propri limiti, più che tecnici a volte caratteriali o di abitudine, stiamo provando ad aiutarli in tanti modi, mi dà molto fastidio vedere che tutte le volte gli episodi ci sono contro. È un discorso che condivido, il nome Menzana del resto non è un nome che passa inosservato nel bene e nel male e quindi questo andrebbe forse chiarito in altre sedi. Detto questo, sembrava davvero che pur avendo fatto gli errori che citavi nel terzo quarto, la percentuale dei liberi è ancora rivedibile, che poi diventa un tarlo pesante da gestire, però sembrava proprio che la Menzana si meritasse di vincere finalmente, tornare a vincere. Anche perché nell'ultima frazione, proprio sui tiri liberi, aveva costruito la rimonta con Sabia prima e con Bacci poi. Ma questo è un segnale positivo, ovviamente adesso siamo cronicizzati sul fatto che abbiamo perso molte partite, sul fatto che questo diventa un errore sistematico che facciamo, però se non gestiamo, e penso che sia anche naturale che succeda, la frustrazione del fatto che ai nostri errori, che possono essere normali, si aggiungono situazioni sempre contrarie, diventa difficile tenere la calma dei ragazzi perché il nostro stato emotivo è sempre molto alto, dobbiamo pareggiare l'energia e l'intensità degli altri, dobbiamo abituarci velocemente al tipo di partita che ci viene proposta, i ragazzi l'hanno sempre fatto, però poi quando dobbiamo lottare contro i nostri difetti di cui siamo coscienti, che ovviamente gli altri cercano di aumentare, e nel quarto abbiamo questo tipo di gestione, di trattamento, onestamente mi è difficile tenere calmi i ragazzi, ci succede, andiamo in frustrazione, mi dispiace molto, io non ci meritiamo niente, sicuramente non ci deve essere dato nessun tipo di credito, però stasera su tre azioni decisive abbiamo avuto tre fischi contro, ogni volta abbiamo avuto questa situazione. Stasera francamente per una partita di questo tipo mi aspettavo come posizione di classifica mi aspettavo una gestione sicuramente diversa, poi io devo pensare ad altro, è un mio compito, ho altre responsabilità di cui sono perfettamente cosciente, però ogni volta dobbiamo vedere o gestire cose che poi nel momento emotivo del campo facciamo difficoltà a tenere il controllo, a stare lì con la testa, devo spendere momenti per richiamare i ragazzi alla tranquillità e non è assolutamente facile. Quindi stasera è successo nuovamente, peraltro una partita alla nostra portata dove avevamo dimostrato dei progressi e dei miglioramenti. Complimenti ai nostri avversari perché hanno fatto una partita di rimonta, di grande aggressività, di tema tattico, quindi nulla da togliere alle qualità degli altri, hanno fatto dei canestri importanti nei momenti decisivi, però sinceramente ci sono delle cose su cui mi viene molto da riflettere. Grazie.